Diamo il benvenuto al maestro Gianni Amelio in piazza San Cosimato per la prima volta per, dopo 23 anni, la presentazione dell'America. La prima volta mi sembra strano, In piazza San Cosimato. Io facevo la spesa qua, proprio qua. E se c'è qualcuno di Trastevere forse si ricorda com'era il mercato negli anni 60. Io abitavo qua negli anni 60, quindi ho un'età, sono molto più, meno giovane, diciamo, di Valerio, e però San Cosimato è casa mia, anche se sono stato costretto a trasferirmi per via che abitavo in un buco bellissimo, tutti mi invidierete, a Santa Maria, il sesto piano, quinto piano, col terrazzo, quello che si vede a destra della chiesa, e ho abitato 28 anni. Una notte ho chiamato il 118 perché facevano casino sotto casa, e poi mi sono accorto che la notte prima c'ero io che facevo casino sotto casa. Allora ho detto: non sono loro che devono smettere di fare quello che vogliono, ma sono io che sono invecchiato e me ne devo andare, e infatti me ne sono andato. Mi dispiace, perché Trastevere è un'anima, non è un rione, è un'anima. E lascio la parola a Valerio, perché ha tante chiacchiere Valerio. C'è una leggenda che chiunque viene qua deve ascoltarmi per un quarto d'ora mentre mi lamento del comune di Roma. Che palle ragazzi, che palle! Quindi oggi Valerio, evito vai, domanda. Ascoltiamo invece Valerio che parla per un quarto d'ora. No, ve lo risparmio. Dai. No, allora, parla, cinque minuti. No, parto con una domanda. Allora, rivedendo il film e leggendo alcuni articoli mi sono accorto che anche un anno fa, quando c'era stata tutta la questione del Baobab, era stato detto quanto è attuale l'America, e invece io rivedendolo ho pensato che c'è una grande differenza con il problema dell'immigrazione e dell'immigrazione adesso in Europa, e le chiedo se anche tu pensi che ci sia una differenza, e se sì quale. Ma chiaro che c'è una differenza, però l'America era già differente quando è stato fatto rispetto all'attualità di allora. C'è un imbecille, scrisse, e ancora circola questa stronzata, che era un instant movie, aggiungendo, di cui si potrebbe fare a meno. E poi dice: l'unica cosa che si salva è la meravigliosa interpretazione di questo stupendo attore albanese che riesce a parlare così bene siciliano. Non aveva nemmeno capito che Carmelo Di Mazzarelli è di Ragusa. Io ho portato un testimone che sta là, che Carmelo Di Mazzarelli è di Ragusa. E poi c'è anche Marco Turco che può testimoniarlo. Dove sei, Marco? Che non ti vedo più, perché ecco, Marco è stato il grandissimo aiuto regista dell'America. Voi vedrete tanta gente, tanti movimenti di persone. Abbiamo fatto un calcolo che erano circa 20.000 presenze in tutto il film. Diciamo che ce lo siamo potuto permettere, anche perché lavoravamo in un paese dove il cambio nostro era incredibile, cioè rispetto ai costi italiani, tra la lira e il lek c'era una differenza enorme, pazzesca. E io mi ricordo che ho imposto che le comparse fossero pagate $7, mentre in Italia venivano pagate 70.000 lire. Cioè c'era una certa differenza per noi in positivo, però per loro $7 al giorno erano un tesoro. C'è gente che si è rifatta la casa per aver lavorato in questo film. Però noi non cercavamo comparse, cercavamo la verità del luogo, la verità dell'Albania in quel 1900
93-94, perché il film è stato girato in due periodi diversi, in due anni diversi, se poi volete vi dico anche perché. E comunque, per tornare al discorso di prima, quello che tu hai introdotto, allora il film non voleva essere un film sull'emigrazione albanese in Italia, ma voleva essere un film su tutte le possibili emigrazioni umane. Tant'è vero che il protagonista vero del film è un uomo di 80 anni, svanito, nel senso che non ha cervello, pazzo, si direbbe, per via che è rimasto anni chiuso nelle prigioni di Enver Hoxha, e crede, mentre attraversa l'Albania, di attraversare l'Italia del 45. Cioè, io quando sono arrivato in Albania, Marco, tu te lo ricordi, tutti abbiamo detto, io per primo ma anche gli altri, abbiamo detto, ma sembra l'Italia del dopoguerra, perché c'era la stessa miseria, gli stessi bisogni, le stesse facce, la stessa verità. La gente voleva l'essenziale, avevano bisogno di mangiare prima di qualunque altra cosa. E allora io ho costruito una storia dove il protagonista era in qualche modo mio padre o mio nonno, che sono entrambi emigrati in Argentina in due decenni diversi e sono rimasti là. Cioè, io mio padre l'ho conosciuto che ero già grande, perché quando c'è di mezzo l'oceano è chiaro che è difficile poi tornare, ci si dimentica della famiglia. Lui lo dice alla fine, quando guarda la gente, dice: qualcuno si è portato la famiglia, però, e giustifica il fatto di non aver dato l'atto di richiamo né alla moglie né al figlio, che poi ero io. Allora, non è un film, non è un instant movie su quello che accadeva agli albanesi, ma era un film sull'emigrazione in generale, per cui paradossalmente, nonostante siano passati 23 o 24 anni, è attuale anche adesso. Cioè, in questo senso il film può riguardare anche la nostra realtà, perché non copiava la realtà di allora, e quindi era un film che credo forse è rimasto integro dall'attualità. Ho risposto? Non lo sì, so. Sì, pienamente. Quello che non volevo mettere assolutamente in dubbio l'attualità del film. A me quello che mi aveva colpito è la differenza tra il sogno dell'America, che in quel caso in realtà era diventata già l'Italia, e adesso. Cioè, l'Italia di quegli anni rappresentava un'opportunità di lavoro, l'Europa di questi anni non rappresenta più un'opportunità di lavoro, si paga semplicemente per salire sul barcone senza avere la certezza di rimanere in vita. Il barcone è diventato una zattera, un gommone, era quella la differenza, cioè la catastrofica degenerazione del passaggio dal proprio paese al prossimo, che sia l'Italia o sia un altro, e la certezza che non c'è più il sogno dell'Italia o dell'America in questo caso. Questo è sicuro, e voglio anche anticiparti che io sono tornato sul tema adesso, e ancora il film non è uscito, ma io ho scritto un film che credo alla fine durerà mezz'ora, 40 minuti, che è stato diretto da Daniele Gaglianone. Io però ho scritto una storia che riguarda l'emigrazione di oggi e che dovrebbe, secondo me, essere utile anche a chi emigra, perché conosca la realtà alla quale va incontro, che non è l'America, non è più l'America. Ecco, oggi si muore, allora no. Voglio dire, allora c'erano le due navi enormi,
che arrivavano, una è arrivata a Brindisi, un'altra è arrivata a Bari, adesso ci sono i gommoni, ci sono gli scafisti, c'è la malavita che gestisce il viaggio e pochi arrivano, almeno la metà non arriva, e nessuno pensa che ci sia l'America dall'altra parte, però ormai si scappa non solo dalla miseria, ma si scappa dalla guerra, si scappa dalle ideologie feroci, si scappa dalla paura. Voglio dire, oggi l'emigrazione andrebbe accolta, secondo me, con molta più serietà di quanto non si faccia, non solo dall'Italia, diciamo dalla comunità europea e dal mondo intero, ma quando in un mondo c'è un signore che si chiama Trump, è chiaro che questo argomento non lo si può nemmeno porre, capisci? Cioè il problema è che ancora oggi la situazione degli spostamenti di gente è storia. Nel momento in cui noi crediamo che sia cronaca, invece è la storia che si ripete, e si ripete in condizioni sempre peggiori dei decenni precedenti. Io oggi vedo che la situazione è tragica, non più drammatica come allora, è tragica. Possiamo dire dico che ormai... anche questo, che noi un po', diciamo, come italiani siamo soli, siamo abbastanza abbandonati, nel senso che altri paesi sono meno coinvolti di noi e dovrebbero invece avere la coscienza di quello che accade quando un gommone sbarca a Lampedusa o sbarca comunque nel Mediterraneo. È chiaro che non sbarcherà mai in Germania, mentre non credo che chi arriva in Italia oggi, a differenza degli albanesi, voglia rimanere in Italia. No, l'Italia è un transito per andare altrove. Allora era un punto di arrivo, perché allora la conoscenza dell'Italia arrivava attraverso la televisione, soprattutto le televisioni private, che davano dell'Italia un'immagine di Eldorado. Cioè era la televisione che educava gli albanesi intanto alla lingua, perché tutti parlavano benissimo l'italiano, e poi al fatto che a 70.000 miglia di mare, quindi praticamente dietro casa, di fronte a casa, c'era il mondo che loro vedevano nella pubblicità. Cioè loro hanno visto un'immagine che noi italiani eravamo già in grado di decifrare, e non tutti siamo stati capaci di decifrarla, perché noi abbiamo vissuto un ventennio anche abbondante di illusioni abbastanza gravi. Voglio dire, siamo stati noi poi a scegliere chi ci ha governato per parecchio tempo, no? Non è che dalla luna è venuto qualcuno che ci ha imposto qualcosa. Quindi diciamo che i primi a credere nel miraggio di un'Italia ricca, di un'Italia paradisiaca, siamo stati noi. Immaginiamo l'effetto che abbia potuto fare uno spot pubblicitario a un tale che moriva di fame a Tirana, capisci? Scusa, non so se sono uscito fuori tema. Per niente. Chiedo il perché sulla durata del film, che hai detto prima. Se volete dopo ve lo dico. Scusami? Prima hai parlato del... hai detto un anno e un anno di riprese. Allora, il film, non anticipo niente, non faccio, si dice, spoiler. Se dico che, insomma, nel finale del film
c'è il viaggio che gli albanesi fanno verso l'Italia. E ci voleva una nave e ci volevano degli albanesi, e questo permesso noi non l'abbiamo avuto, ma non l'abbiamo avuto perché hanno ragionato in tanti su quello che noi dovevamo girare e ci hanno detto: voi rischiate la vita, voi salirete sulla nave insieme alle comparse che voi volete, ne abbiamo prese 3.005 per un giorno, però c'è anche il sospetto che non arriverete vivi dall'altra parte, perché a loro del cinema non gliene fotte nulla, gli frega solo di arrivare in Italia. E allora chiaramente voi rischiate la vita. Poi alla fine, ecco, Marco lo sa, siamo riusciti a trovare una via di mezzo per cui, per esempio, la maggior parte delle comparse sono militari. E un altro bel quantitativo sono dei portuali, famiglie di portuali, cioè tutta gente selezionata tra quelli che non avevano interesse o voglia di emigrare. Quindi le comparse vengono quasi tutte da Tirana e da Durazzo, mentre l'emigrazione vera veniva dal nord, perché l'Albania è il rovescio dell'Italia, cioè il nord è come il sud nostro, cioè è la parte più sacrificata economicamente nella storia, e quindi c'è questa differenza enorme tra una città come Valona, che è una città turistica, insomma io ci sono passato di recente, ma anche da Tirana, irriconoscibile rispetto ad allora, però già allora diversa da una città come Scutari, come Skoder, che era una città equivalente, diciamo, a quella che era la Calabria, la Basilicata, insomma Cristo si è fermato, credo, forse in Jugoslavia, quando la Jugoslavia era la Jugoslavia, e non è arrivato nel nord di, o si è fermato nel Montenegro invece che ad Eboli, da quelle parti, insomma. Mi ha stupito molto i volti, mi hanno stupito molto. Ti concludo, quindi noi siamo tornati in Italia avendo girato tutto il film tranne il finale. Allora, siamo tornati credo nel mese di novembre e abbiamo girato la sequenza che voi vedrete della nave nel mese di giugno del 94. Credo forse in questi giorni noi eravamo sulla nave a girare. Abbiamo girato 4 giorni su questa nave che stava per affondare, quindi rischiavamo la vita non solo perché secondo loro ci minacciavano con le armi. Fra l'altro, ecco una cosa di cui Marco Turco è testimone in diretta molto più di me, e quando sono entrate le comparse nella nave durante la notte hanno passato diciamo un bel po' di tappe, cioè venivano, come si dice, perquisiti, perché potevano nascondere un coltello, ecco, come allo stadio credo che oggi non si possa portare una bottiglia di vetro, perché e quindi insomma sono state vestite anche, perché il film si ambientava nel 91 e nel 91 non c'erano ancora i jeans, e tutti quanti invece nel 94 vestivano con i jeans. È stato molto duro girarla, però forse Marco Turco ha lavorato molto più di me, perché io mi sono anche stupito, perché sono arrivato la mattina credo verso le 9:30 e ho visto che già le comparse erano quasi tutte già disposte sulla nave.
mi hanno stupito molto i volti sulla nave. Sono volti rispetto a quelli che vediamo mentre loro cercano appunto una persona senza famiglia, senza rapporti, senza nessun legame, senza nessun potenziale anche interesse di vita. Sulla nave invece abbiamo dei volti molto puliti, che sembrano quasi occidentali, non dico benestanti, però non sono volti in alcuni casi così scavati. E mi sono domandato il perché di questa scelta, perché è forte rispetto all'immagine degli allora, altri personaggi. È una falsa impressione la tua, perché i volti sono gli stessi, solo che sono più sereni rispetto al resto del film. Qualcuno addirittura sorride. Allora, l'ultima immagine, vi svelo, è mio figlio. Io ho adottato mio figlio in Albania, l'ultima immagine è lui che sorride, perché gli altri erano un po' frenati dal fatto di non avere tutti i denti davanti e quindi insomma si rifiutavano un po'. E lui mi ha detto lo faccio io e l'ha fatto lui e poi ho montato come finale proprio il primo piano suo, che per me è stato anche un po' di buon augurio, diciamo, per il futuro, per l'avvenire suo e soprattutto mio. So, cioè io so la risposta, però te la faccio uguale per il pubblico. Come è voluta la figlia di tuo figlio, la vita di tuo figlio che hai adottato da questo viaggio, da questo lavoro in Albania? Ma io ho scritto un libro che uscirà a marzo e quindi se rivelo delle cose poi faccio lo spoiler del libro. Il libro si chiama Padre Quotidiano ed è il rapporto che c'è stato fortissimo tra me e il padre naturale di mio figlio, perché è stato lui poi a spingermi ad adottare suo figlio. E il libro, il romanzo racconta non il rapporto tra me e mio figlio, ma il rapporto tra i due padri, il padre naturale e il padre adottivo. Io ringrazio adesso Gianni, mi dà Amelio. Lei adesso mi dà del lei. Io attenzione. Ringrazio Gianni Amelio. Meno male, va? Meno un male. Applauso per Gianni Amelio, meno male, per il maestro Gianni Amelio, lo possiamo dire. Vi dico tre piccole Trasteverino doc Gianni Amelio. Vichingo non è tanto d'accordo, eh? Perché non è d'accordo? Ah, solo che ha fatto Arcer del mio oro. Ma non ero ricco, non era mia. Non era non sua. Era mia. Comunque. Pagavo un affitto salato, allora, lavoravo per la casa. Allora, racconto brevemente le tre problematiche dell'arena, così tre minuti toccano a tutti. Ti lascio. Mi lasci, va bene. Grazie. Ringrazio, un applauso.